Oggi parliamo di segreti di bellezza giapponesi, ossia vi dirò quattro rimedi, quattro ricette naturali che potete preparare in casa e che sono appunto dei segreti di bellezza giapponesi per la vostra beauty routine. Quindi iniziamo subito e partiamo dalla maschera viso. È una maschera viso fatta con l'alga nori. L'alga nori è quell'alga che trovate appunto nel sushi, per fare il sushi. Potete trovarlo in qualsiasi tipo di supermercato, ormai si vende un po' ovunque. E cosa dovete fare con questa alga? La dovete tritare, quindi rendere proprio in polvere, metterci un cucchiaino o due di acqua, poi vi regolate in base alla consistenza della maschera, un cucchiaino di olio d'oliva, alternativamente potete mettere qualche goccia di olio essenziale, magari Thea Tree o l'olio essenziale per esempio di rosa, quello che preferite, quello che avete in casa, di lavanda. Questa maschera renderà la vostra pelle elastica, luminosa e riduce anche i punti neri. Vedrete che è una cosa fantastica, provatela assolutamente, io la sto adorando. Secondo segreto di bellezza è quello di utilizzare l'acqua di riso come idratante per la pelle e come tonico. Come si fa? Dovete mettere 4 cucchiai di riso all'interno di una bacinella e metterci un bicchiere di acqua, lasciarlo in posa 10 minuti. Quando l'acqua sarà completamente bianca, quest'acqua la filtrate e la mettete in un contenitore e ci immergete o comunque spruzzate un po' di quest'acqua su un batuffolo di cotone e l'applicate sul viso. L'acqua di riso renderà la vostra pelle morbida, luminosa e soprattutto riduce i rossori, è ottima per tutti i tipi di pelle. Il terzo segreto di bellezza dei giapponesi e delle donne giapponesi è quello di utilizzare l'olio di camelia sui capelli. L'olio di camelia sui capelli è ottimo non solo come idratante ma anche come styling. Quindi mettete un po' di olio di camelia sul pettine e pettinate i capelli. Vedrete che i capelli saranno lisci, soprattutto non unti, ma saranno belli asciutti e luminosi. Quarto ed ultimo segreto, utilizzare il tè matcha non solo da bere insomma, ma anche sul viso come maschera. Feci tanto tempo fa una maschera al tè matcha, ve lo lascio qua, se non, ecco da questa parte, ve lo lascio qui dove c'è la i, andatelo a vedere e lo potete trovare un po' ovunque adesso, ma soprattutto io l'ho presi da Aromazone. E potete farci questa maschera che è rigenerante per la pelle del viso, soprattutto è anti-age e antiossidante. Quindi se avete una certa età e volete ridurre un po' le rughe e rigenerare la pelle, vi consiglio di provare la maschera al tè matcha. Vedrete veramente che vi ci troverete benissimo ed è ottima. Quindi ragazze, questo è tutto, questi erano i miei 4 segreti di bellezza giapponese. Se il video vi è piaciuto e se volete dei video di questo tipo, mi raccomando fatemelo sapere con un bel pollice in su. Io vi mando un grosso bacio, iscrivetevi al canale. Mi raccomando, ci vediamo presto in un prossimo video.